prima prova che abbiamo fatto è stata quella della Renault Twizy, un veicolo Renault, e in passato abbiamo detto ovviamente che l'approccio ai veicoli elettrici sarà un cambio anche di mentalità, e Renault Twizy è uno di questi, perché si tratta di un quadriciclo, molti sono i quadricicli che vengono proposti attualmente sul mercato delle automobili elettriche, ma il Twizy è una cosa molto particolare, è un oggetto anche di design, è di fatto come una carrozza, una carrozza antica fatta con linee moderne, ha un design veramente accattivante e presenta due posti, uno avanti e uno dietro, e ricorda un po' vagamente anche un modello della BMW, una moto uscita un po' di anni fa che non c'è più in produzione, la C1. Ricorda un po' vagamente quella, un po' vagamente una carrozza, ma è un veicolo completamente nuovo. È un veicolo molto piccolo e chiaramente in città occuperà molto poco spazio, sarà molto comodo, e la cosa veramente graziosa è che praticamente presenta anche due posti in linea, proprio come una moto. Quello dietro è un po' strettino, c'è comunque sia il sedile che agevola l'ingresso del passeggero posteriore, la sicurezza è quella solida di un autoveicolo, c'è praticamente un doppio cinturone di sicurezza, cioè un cinturone di sicurezza classica e uno spallaccio, l'accelerazione come per tutti i veicoli elettrici è bruciante, e adesso andiamo un po' a vedere che cosa è successo. Abbiamo provata sia io che Salvatore e ci siamo divertiti. Bene, siamo qui per fare il test drive di una vettura Renault. Che nome ha questa vettura? Non lo so. Twizy. Questa vettura è a trazione elettrica. Il test consisterà nel provare su questa pista la vettura per appunto testarne le prestazioni. Bene, vengono date le istruzioni per l'inserimento dell'accensione del sistema. Adesso sei in go. Che è molto semplice. Premi la D, sì. E poi Stefano, puoi andare. Mette la D, premi l'acceleratore e sta partendo. Silenziosamente. Perfetto. Un po' di freddo. Bene. Vediamo la retromarcia. Perfetta. Il test è andato a buon fine. Chiave si rimette se accende il quadro. Giri ancora in avanti la chiave come se tu accendessi un motore di tempo. E voilà, go, il segnale acustico. Possiamo partire? Poi adesso sono già attivo. Se è già in moto. Sei già in moto. Ok, a questo punto già il cambio che... Perfetto, voi signori siete già... Sì, sì, sì. Pronti alla guida? Vai. Perfetto. Vai. Ok. Stiamo percorrendo questo tratto di strada, mentre la massima velocità consentita, l'accelerazione direi che... È impressionante l'accelerazione.
possiamo la curva testare, è anche altrettanto impressionante, perché comunque sia il raggio di sterzata è incredibile. Provo a fare uno slalom qua. Bravo, perfetto, fa un altro giro Salvatore. Ho preso un pezzo giustamente, perché una delle caratteristiche di questa macchina è che devi farci l'occhio. È vero che è molto particolare la guida, devi abituarti. Una volta presa la mano penso che sia veramente fantastica, perché per i centri abitati, dove non prendiamo in giro, lo spazio è sempre più piccolo, sempre più piccolo, è vero, ci vogliono i mezzi sempre più piccoli. Ovviamente ai lati non c'è, non ci sono sportelli, quindi è un po' freschino, è un po' freddo. È come guidare una moto, è un, veramente forse la cosa più simile era BMW C1, lo scooter. Ok, ok, devi fare retromarcio Salvatore, sì. Quindi vai in avanti, N. Occhio a questo qui dietro, che ci passa. Devo fare retromarcia? Sì. Bene. Serve. Perfetto. Non vedo. No, guardi dagli specchietti. Vado bene? Sì. Dritto, dritto? Il test, possiamo dire, che è concluso. Questa è la vettura che è stata provata prima sulla pista. Andiamo a vedere l'abitabilità. Come già detto nel test anteriore, buona, posteriore un po' sacrificata, comunque è un bel posto.